studiano italiano perché e non Antonio passano Di quell'esame lì, Pietro, eh? che è un uomo col cervello molto fino, come ben sapete, è stato molto preso in giro per il suo italiano, ci azzecca, capisce a me. Che ne pensa di sta storia? Mi È incuriosisce. laureato però, eh. È laureatissimo. Direi. Io credo che sul piano della logica sia davvero una regola sbagliata. Sotto questo aspetto mi sento di dare ragione al ragionamento logico che ha fatto il dottor Sgarbi, perché è vero, le regole vanno rispettate e quindi in questo caso sono state violate e fra poco dico cosa ne penso al riguardo. Ma è anche vero che è una regola che non ha senso. Stiamo parlando di una partita di calcio e di calciatori. Allora, non capisco perché deve ragionare con la testa e non debba ragionare con i piedi questo No, è una signore. quota di Detto questo, il stranieri, fatto è Pietro. gravissimo, ma è gravissimo. Ma torno a ripetere, la quota di stranieri, stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando di chissà che cosa. Le quote di stranieri lo vediamo con gli emigranti che vengono in giro. Io vorrei avere tanti stranieri che sanno di scienze, di letterature, di arte, come dice l'onorevole Sgarbi, ne vorrei avere tanti per imparare. Quindi sta Ma regola così che non giocano siccome più sono gli stranieri non italiani, più di però, due della possono squadra. giocare, è una regola del cavolo. Detto Ma non questo, giocano più gli mi italiani, allora. perdoni, fatemi Indi parlare. Pietrese. Abbiate pazienza, qui sta cosa Prego. di dover dividere italiani e non italiani, smettiamolo. Fra 100 anni non ci riconosceremo più, il nostro DNA sarà mezzo cinese, mezzo italiano, mezzo russo, mezzo americano. Smettiamolo di ragionare con questo campanilismo. Io dico una cosa, che il fatto è gravissimo, ma quello che è meno peggio è la situazione di questo Suarez. La verità grave è che ci sono dei pubblici ufficiali Bravo. e soprattutto c'è una squadra per cui io tifo, la Juve, che mi fa fare brutta figura. Se è così brava e vince senza fare giocare il gioco delle tre carte, ogni volta ti debbono dire che tu riesci a trovare il modo per scappare. Ecco perché io dico, è grave il fatto, ma guardate a chi l'ha commesso, non a chi ne ha approfittato. Quello è una pedina Chiarissimo. di un sistema di corruzione generalizzata che va combattuto. Chiarissimo. Maurizio